Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Ben arrivata. Le domande degli ascoltatori, e però prima delle domande ci racconti lei qualcosa di interessante, cioè che cosa è accaduto in questi ultimi giorni sul fronte del, magari, di strade che hanno adesso una diversa viabilità e di progetti che magari hanno fatto qualche passo in avanti. Presidente, avanti. Sì, certamente, grazie anzi per l'occasione che ci date, insomma, di comunicare. Allora, prima di tutto parliamo di manutenzione ordinaria, questo sta a dire vuol dire manutenzione di, anche se importanti, tratti di strada sul manto ammalorato. Devo dire innanzitutto che è in corso, ma forse anche già conclusa a questo punto, Viale della Primavera al Municipio Quinto. A questo si sta aggiungendo Via di Boccea. E tra l'altro devo dire che anche a breve inizierà Via L'Aquila. Quindi questi sono tutti interventi che rispetto all'altra volta erano in attesa dell'ultimo ok da parte del comune con l'appaltatore, e quindi ora sono partiti i lavori. E devo dire che, insomma, questa è una cosa importante. Come ad esempio importante, io volevo anche dirlo, che gli appalti sui lavori pubblici stanno riguardando in questo momento anche per 600.000 euro la manutenzione del verde, quel verde che quando noi per esempio facciamo una rotatoria dà fastidio perché non fa vedere il giro delle macchine. Quindi sulla città di Roma è in corso, soprattutto municipio 15 è in corso proprio questa manutenzione del verde particolare, perché poi non è prettamente materia lavori pubblici, però è importante perché comunque si è reso opportuno per rendere maggiore anche la viabilità laddove non ci siano problemi solo di buche. Insomma, questo lo volevo segnalare. Benissimo, allora andiamo alle telefonate degli ascoltatori. La prima è di Francesco. Buongiorno Francesco. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Vorrei rivolgermi alla Presidente della Commissione. Sì, ma è chiaro. Io sono ad abitare in via della Grande Muraglia. Sono 3 volte che finisco in ospedale, perché nel tratto via Salisburgo e via Berna ci sono dei negozi dove le grate sono alte circa mezzo metro da terra, mentre i marciapiedi sono totalmente calati. Tutti i giorni cade gente e va a finire in ospedale. Io mi sono rivolto ai vigili urbani, mi sono rivolto ai carabinieri. Quando mi vedono, via la Grande Muraglia, sì, ha detto, una storia vecchia. Possibile che nessuno, perché il comune ha detto che c'è, ai negozi. Ma non ho capito. Poi si rispetta il comune e la gente che adesso fa male. Grazie tanto. Lei ha capito, Presidente? Sì, ho capito perfettamente, perché conosco molto bene quella zona. Bene. Sì, rispondo e anche volentieri. Allora, prima di tutto, senza dilungarmi, perché se parliamo di lavori pubblici poi quello è un altro discorso più basso, si parla lì di dissesto idrogeologico, cioè tutta la zona del Torrino, via della Grande Muraglia, zone limitrofe, sono purtroppo oggetto di dissesto idrogeologico. Questo vuol dire che si abbassa un tot centimetri l'anno la sede stradale e si porta dietro anche i marciapiedi. Quindi ha ragione il signore che prima ha detto che ci sono dei dislivelli anche sul marciapiede stesso, cioè la parte vicino ai negozi, proprio fa un avvallamento quasi strappo dalla sede, chiaramente del palazzo, che quindi è ferma. Invece si abbassa purtroppo di diversi centimetri l'altra sede, che invece sta sulla parte, chiamiamola così, molla della strada, e così anche le strade.
Ora, io mi dispiace dirlo, via della Grande Muraglia è purtroppo di competenza municipale, perché io vi dico sempre che le strade si dividono per due competenze: grande viabilità, che è il Dipartimento SIMU, cioè lavori pubblici, e viabilità ordinaria, che invece spetta ai municipi. Il municipio nono, si parla di quello, via della Grande Muraglia, ha in corso la gara per 1.200.000 euro per rifacimento di strade e marciapiedi. Questo vuol dire che partiranno, mi hanno comunicato, intorno a giugno-luglio, sì. partiranno i lavori. Però quello è un problema poi particolare, come ho detto, che è legato purtroppo a un problema di dissesto idrogeologico, al quale poi da lì partono poi altri scenari, altri discorsi. Però la popolazione so che deve stare attenta a camminare, cioè non ti puoi distrarre. Lo raccontava di essere caduto più di una volta, sì, il signore. Purtroppo sì, soprattutto le persone magari di una certa età, o comunque anche persone che hanno un attimo così si girano a guardare qualcosa, sì, ma è tutta la zona così, è un problema che bisognerà affrontare, ma a più vasti orizzonti, insomma, voglio dire, insomma, cause più importanti e vaste. Allora, Radio Roma Capitale, con noi la presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, Alessandra Agnello, che è sempre molto disponibile a qualunque domanda, rivestendo bene il proprio ruolo. Carlo ci chiama, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Niente, volevo avere notizie per il tratto che riguarda la parte della Salaria, sì, che va dall'uscita del raccordo fino perché è in condizioni veramente penose, fino al tratto dell'Olimpica. Per quanto ne sono a conoscenza, c'è stata una gara fatta nel lontano 2013, ci sono stati tre gradi di giudizio, e l'ultimo grado di giudizio, che è una sentenza del Consiglio di Stato, ormai dovrebbe essere già definitivo per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, ma ancora non si sa niente, non si vede luce. Volevo appunto sapere se c'era qualcosa in atto, in programma, qualcosa che possa venir dare ormai corso a quello che sono le attività lavorative, insomma, per quanto riguarda quel tratto, perché è veramente una cosa penosa, non c'è manutenzione, non c'è niente, è qualcosa di veramente penoso. Sì, appena da quando si esce dal raccordo, chiaramente, fino al tratto che imbocca l'Olimpica, insomma, quel tratto lì. Mi pare che abbia capito la Presidente. Sì, sì. Rispondiamo, sì, grazie sì. Carlo, dai, Presidente. Sì, 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 ho capito perfettamente, e devo dire che lì si è addirittura abbassato il limite di velocità da 50 a 30, l'ha disposto il Dipartimento SIMU insieme alla Polizia Locale, in quanto, come dice giustamente l'ascoltatore, tratto ormai devastato. Allora, la gara è del 2014, ne ho chiesto notizie sul contenzioso, devo dirvi la verità, 7 giorni fa esatti, e me risulta, così mi hanno risposto gli uffici, che ancora deve essere messa la sentenza del Consiglio di Stato. Quindi i gradi sono stati due dal 2014, quindi c'è stato contenzioso innanzi al TAR, al Consiglio di Stato. Per quanto mi riguarda, so che invece ancora la sentenza deve essere messa, ma sarà mia premura sentire gli uffici, e così che la prossima volta vediamo finalmente di capire, insomma, come stanno le cose sulla Salaria. Comunque conosco benissimo anche questo caso. La Salaria è un disastro, da che mondo è mondo, è un disastro. Allora, qui c'è Lori che chiede di chiederle se esiste un sistema di monitoraggio che i cittadini possono consultare per controllare i lavori, perché la sindaca Raggi aveva parlato proprio di questa possibilità.
quindi un monitoraggio per i cittadini per vedere anche quello che lei ci sta dicendo. Naturalmente la radio rimane, però anche in qualsiasi momento della giornata un cittadino volesse essere messo al corrente potrebbe andare appunto su questo, su un sito, su un servizio appunto, e sapere appunto a che punto sono i lavori. Sì, stiamo lavorando su questo con l'assessore Marzano, che è l'assessore a Roma Semplice, e quindi perché lì si tratta chiaramente di un sito internet, di un link al quale potranno accedere i cittadini. Ci sarà la prossima settimana, mercoledì, un incontro proprio su questo per chiudere il discorso e poi rendere operativo questa cosa, che credo che sarà molto, insomma, importante anche da un punto di vista di trasparenza e anche per la conoscenza da parte dei cittadini che si spostano nella città, a sapere se sono in atto appunto dei lavori e dei cantieri, ma soprattutto quando finiscono, quanto si è speso, insomma ci saranno diverse informazioni ai quali i cittadini potranno accedere. Allora guardi, intanto mentre siamo pronti a farle altre domande, c'è l'ascoltatore che voleva replicare, va bene Carlo, velocemente proviamoci, dai. Velocemente, dico sì. Solo che la presidentessa è informata male, perché la sentenza definitiva del Consiglio di Stato è del 10 gennaio di quest'anno, del 2017. E ha fatto un mese dopo 30 giorni, ha dato l'ordine a procedere. Quindi non so a che fa riferimento la presidentessa, che ancora deve sapere questa, una cosa del genere. Mi sembra molto molto grave la situazione, che uno non sappia quello che sta succedendo, è molto molto grave. Quindi questo glielo dica la presidentessa. No, sta ascoltando. Sto ascoltando. Allora, risposta di Alessandro Agnello. Sì, vabbè, io capisco che la gente è accalorata. Io ho detto che una settimana fa, quindi ho sentito gli uffici che non mi hanno saputo dare questa risposta, che evidentemente invece lei ha, perché sarà è meglio informato. E ho anche detto che siccome io non sono la persona che dice c'ho ragione io, ma ascolto, ho detto che io, chiusa questa telefonata, mi andrò a informare con gli uffici. Io parlo degli uffici, Dipartimento Simu, evidentemente non mi hanno dato le informazioni giuste, ma non è la fine del mondo, anzi io ringrazio lo spettatore, ed è questo che dovete fare senza arrabbiarvi, cioè segnalateci le storture, perché non potrebbe anche essere che a me sfugge o che può sfuggire, insomma, a tutti noi che siamo qui oggi al governo di Roma, una situazione. Io sono con gli uffici, mi hanno risposto in un modo errato evidentemente, e infatti ho detto che andrò a verificare. Senza problemi. Allora, un attimo ancora, da Piazza Vescovio, Paola ci scrive, ci dà il buongiorno, vorrei sapere, Presidente, se devo rivolgermi al mio municipio, che è il secondo, per le buche, i marciapiedi e la nostra passeggiata a rischio di ogni giorno, ci scrive Paola. Cioè il municipio che risponde allora, di questo? Sì, allora bisogna vedere, ripeto sempre, anche i municipi centrali, quali possono essere per esempio il primo, il secondo, il terzo, no? Che sono un po' il cuore di Roma, hanno la viabilità suddivisa in grande viabilità e viabilità ordinaria. Allora io voglio dire questo, non so se qualcuno degli ascoltatori possono scrivere. C'è una delibera di giunta comunale ormai vecchiotta, la 1022 del 2004, dove viene elencata proprio, vengono elencate le strade della grande viabilità, chiaramente aggiornate poi all'espansione di Roma. E tutto ciò quindi che rientra in questa delibera è grande viabilità, quindi competenza Dipartimento Simu, tutto ciò che è fuori da queste strade è di competenza municipale, quindi i cittadini possono prendere da solo contezza che tipo di strada interessa e quindi a chi rivolgersi. È chiaro che tutte queste cose voi le trovate sul sito del Comune di Roma, su deliberazione dati, basta mettere il numero e l'anno della delibera. Cercheremo di renderlo ancora più trasparente, magari, di mettere un link subito dove andare a vedere le strade.
per quindi capire la competenza. 06 43 99 93 93. Giuseppe invece ci chiede del progetto della funivia, è vero o meno che non sarà più preso in considerazione? Non saprei, le rispondo sinceramente. No, certo, anche perché non è ne abbiamo parlato ultimamente. Sì. No, perché oggi è il Corriere della Sera che parla di progetto a rischio, forse per il costo superiore a non quello abbiamo che... parlato, vi devo dire la verità. No, apprezziamo anche la sincerità. E Federico Tor De Cenci, via Italo Orto, dopo 7 richieste di potatura alberi abbiamo i nostri bei prugni, le cui fronde iniziano a sfiorare il terzo piano dello stabile, arrivano fino al terzo piano del palazzo. Sono 25 anni che nessuno se ne occupa, il vento ne ha già abbattuti già 2, quante chiacchiere inutili, scrive Federico. Vabbè, ma quante chiacchiere inutili, adesso io non so adesso la Presidente su questo argomento che cosa può dirci, ma la domanda però l'ha sentita. Sì, l'ho sentita, prendo nota, Dipartimento Ambiente, potatura di alberi, credo che questo compete anche al municipio mettersi in accordo con il Dipartimento Ambiente. Mi date anzi l'occasione di dire, anche se non sono lavori pubblici, ma io sono anche in Commissione Ambiente, che è partita la Garona famosa, 9 milioni di euro per la potatura di alberi, alto fusto e comunque delle alberature e sfalcio del verde. Anche lì in ritardo perché ci sono stati problemi con l'ANAC, però insomma diciamo che partirà a breve. E le tempistiche sono queste, perché comunque quando ci sono queste gare molto importanti bisogna avere anche l'ok dell'ANAC, cioè dell'autorità anticorruzione. E Roberto ci chiama. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Proprio inerente al discorso potature, se le fanno adesso le potature uccidono gli alberi, le potature si fanno l'inverno, questa è una cosa. Poi per quanto invece riguarda i parchi pubblici, se si è pensato a fare delle squadre diciamo fisse per ogni parco affinché facciano la manutenzione che non viene mai fatta in sostanza, vengono abbandonati per tanti anni e poi fanno soltanto lavori straordinari con costi più alti ovviamente. Risposta del Presidente Commissione Lavori Pubblici. Su questo mi chiedete veramente troppo. Allora, senta, riguardo invece un'altra domanda che cerchiamo allora. Noi stiamo parlando di lavori pubblici. Mi chiedono troppo perché non è lavori pubblici. Certo, noi stiamo parlando, è chiaro, lo dico anche agli ascoltatori, non ci sono problemi, Presidente. È naturale, no, che anche le persone che intervengono, chi riveste un ruolo e ha anche una competenza, risponda su quella competenza. Poi può uscirci anche la domanda su qualcos'altro, ma cerchiamo di mantenerci rispetto a quello su cui il nostro interlocutore può rispondere meglio, no? Con dei particolari rispetto alla nostra domanda. È la Presidente dei Lavori Pubblici. La domanda invece di Giovanni, che ci racconta di un rapporto antico con il municipio, dice: guardi Presidente, che al municipio ci rispondono sempre che non ci sono soldi, che il municipio non ha soldi. Sulle strade allora, di quartiere, per esempio, no? Le strade Guardate, vi posso dire... Sì. Ti posso dire tranquillamente che i municipi hanno avuto per quest'anno 2017 gli stessi importi degli altri anni, questo perché noi entrando in pieno regime diciamo a luglio-agosto abbiamo dovuto lavorare su un bilancio frettolosamente e comunque si è voluto insomma lasciare gli importi dell'anno scorso, che comunque sono degli importi che mediamente in totale tra piani di investimento e spese correnti girano intorno ai 2 milioni per municipio. Ora chi più e chi meno, non mi aggredite ora al telefono. No. E quindi ha visto, insomma, che sono cifre. Se no, concluda, poi le dico io una cosa.
sono comunque cifre importanti laddove il municipio, tra virgolette, è piccolo, ha poche strade, laddove ci sono i municipi che sono insomma all'esterno di Roma e quindi vanno oltre anche raccordo, capite bene che avranno più strade da coprire di propria competenza e quindi magari i 2 milioni potrebbero essere un importo stretto, ecco, per fare tutti i lavori. Quindi i soldi ce l'hanno avuti con il bilancio di Roma Capitale, quindi parlo approvato. Purtroppo il 30 sa che succede quest'anno. Sa che succede, che è veramente complicato per un ascoltatore, per un cittadino, ecco, sì. Per un cittadino, ha visto poi quanto sono informati, quanto ci tengono, quanto ci teniamo tutti alle nostre cose, no? Non era così un tempo, bisogna, ecco, veramente essere informati su tutto, perché i cittadini cercano di fare il possibile anche per far da sé, cioè per essere loro stessi a cercarsi la notizia, a cercare la possibilità di risolvere un problema. Sì, ma questo è importantissimo, anzi mi dà l'occasione di dire a tutti i cittadini di venirci a trovare nella Commissione Lavori Pubblici, che di solito lo vedete sul sito, è il giovedì alle 15. E, insomma, noi siamo aperti a tutti al dialogo, noi siamo cittadini prestati alle istituzioni, non ce lo dimentichiamo mai, questo non è che è cambiato qualcosa, e quindi è importante il rapporto con i cittadini che si informano, sono informati, e questo dà anche a noi l'occasione di magari correggere il tiro, oppure sapere di situazioni di cui non sappiamo. Per noi il contatto dei cittadini è importantissimo. Radio Roma Capitale, la radio dei romani, con noi la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Alessandra Agnello. C'è Marco che chiama, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, signori. Buongiorno. Chiamavo per un problema che qua abbiamo, è un problema più che annoso, diciamo forse 20-30ennale, quello dell'infernetto, che forse l'assessore ancora non ha potuto, insomma, magari non ne saprà molto, anche perché qua fa parte il territorio del 10° municipio che al momento è commissariato, ahimè. E abbiamo questo problema di molte strade che sono aperte al pubblico passaggio, ma sono considerate private, e fino adesso il comune negli anni non ci ha mai messo mano, per cui la situazione qua è veramente disastrosa, a parte poche strade prese in carico dal comune, per cui non so se prima o poi verrà affrontato anche questa problematica, che per noi è piuttosto molto sentita qua nel quartiere. La ringrazio. A te, Marco. Presidente. Sì, allora, quasi i cittadini leggono nel pensiero di questi giorni, stiamo parlando di affrontare e, ahimè, devo dire, studiare questa annosa questione delle strade private aperte al pubblico, e quindi quando è l'ora della manutenzione non si sa di chi è la competenza. È un problema che dobbiamo affrontare, perché devo dire che non è regolamentato e quindi chiaramente è lasciato così alla buona volontà magari dei cittadini, che vedono che non arrivano i servizi in quelle strade e quindi fanno da soli, oppure le strade vengono abbandonate a loro stesse. È una materia che proprio ieri ne parlavamo con gli altri colleghi della Commissione Lavori Pubblici di maggioranza e non solo, anche urbanistica, che prima o poi dovremmo affrontare, perché è una problematica che molti cittadini ci portano all'attenzione. Pensate che queste strade non sono solo in periferia di Roma Capitale, ma sono anche in quelle zone che ormai sono centrali, come ad esempio a Viale Marconi. Viale Marconi ha tante strade interne che sono private, aperte al pubblico, insomma, al pubblico, e quindi bisogna affrontarlo. Abbiamo presente questo argomento e tra i tanti che ci siamo trovati affronteremo anche quello. Grazie, dobbiamo chiudere qui. Giacomo, Roberto, Silvana, Giovanni avevano fatto domande. Presidente, io gliel'ho detto, conviene fissarci un appuntamento settimanale, e vedremo di farlo. Sì, vediamo. Settimanale sì, ma ho capito che non potrà essere sempre lo stesso giorno per impegni poi. Ma non importa.